Benvenuto, benvenuta. Io sono pronto, ho preparato la mia casa per registrare al massimo della qualità possibile in casa mia. Ho preparato sei microfoni per prendere tutte le vibrazioni che vengono dai miei strumenti. Ho preparato gli strumenti alla distanza giusta, ho preparato me stesso e ho preparato lo spazio. Quindi ti consiglio di prepararti. E di preparare lo spazio. Servono una ciotola di acqua, serve il tuo telefono silenziato, essere sicuro che nessuno ti disturbi, avere una candela, del palo santo, dell'incenso, una coperta, un cuscino, un posto comodo dove distenderti. Prima di lasciarci andare i suoni, ci sarà una parte di respiro. E se sei venuto a una mia cerimonia di suoni, puoi fare la tecnica in quattro tempi che ti ho insegnato, altrimenti puoi stare connesso al tuo respiro con il ritmo che vuoi, oppure forzare un po' il respiro così per vedere cosa succede per qualche minuto. Io ho preparato la mia casa con microfoni e strumenti per registrare nel miglior modo possibile e prendere tutte le frequenze. Ho preparato sei microfoni. E sarà veramente un esperimento un po' strano, incredibile. Io farò questa cerimonia di suoni un po' diversa dal solito, perché c'è questa situazione un po' strana, che sembriamo tutti molto distanti e chiusi a casa. In realtà siamo molto uniti e connessi. E quindi mi rivolgo alla parte di te che sa di questa connessione, che sa connettersi. Arriveranno le mie vibrazioni, dei suoni e le vibrazioni del mio cuore e suonerò con tutto l'amore che posso. Ogni volta che vieni a una cerimonia trovi uno spazio preparato. Quindi adesso sta a te prepararti. Puoi ascoltare questi suoni con le cuffie, meglio con le cuffie piuttosto che con gli auricolari, oppure con un buon impianto stereo che ti faccia sentire le vibrazioni nel corpo. Dico sempre che queste vibrazioni non si ascoltano con le orecchie, ma con tutto il corpo. Comunque, anche se arrivano alle orecchie soltanto, facciamo questo esperimento. Mi farai sapere, spero, com'è andato questo esperimento. Allora. Accendi la tua candela, spegni la luce, prendi un po' di acqua con le tue mani e fai dei gesti che ti piace fare, di connessione con questo elemento fondamentale per la vita, con questo elemento sacro. Fai dei simboli, quello che vuoi. Accendi l'incenso con la candela e fai arrivare il fumo tutto intorno a te. Sistemati, distesa, copriti con la tua coperta. E cerca di controllare gli allineamenti, che le spalle, le braccia, la testa, le gambe siano tutti allineati. Questa sera non abbiamo problemi di spazio, siamo tantissimi. Non c'è una sala unica che ci accoglie. Ma ognuno ha la propria sala. Non abbiamo limiti di numero, siamo tantissimi. Abbiamo degli amici lontani, ho sentito che ho degli amici in Brasile, connessi a Londra, in America. Oggi ci possiamo accorgere di essere uniti. Se vuoi, puoi mettere a contatto i tuoi polpastrelli. Non a caso, senti ogni polpastrello,
Permetti ad ogni polpastrello di trovare il centro dell'altro polpastrello. E ascolta, noi siamo come queste dita, sembriamo separate. Ci sarà un dito che ti fa sentire il battito del cuore. Ascolta quello. E poi, più ti lasci andare, più sentirai che questo battito del cuore è sentito da tutte le dita della tua mano. Siamo un grande cerchio, la famiglia di Padre Sole torna ad incontrarsi. Padre Sole torna. Da oggi le giornate sono più lunghe, c'è più luce, più calore, questa luce che sanifica, che fa maturare, sbocciare. Siamo lontani eppure vicini, ci stiamo dando la mano in questo grande cerchio, a dare il benvenuto a questo nuovo sole che riporta la vita, risveglia la vita anche dentro di noi. Ognuno di noi ha un intento, ogni volta che faccio una cerimonia di suoni, sento che è una riunione di nobili intenti. Ognuno di noi ha un proprio intento. Oppure possiamo essere uniti da un intento comune, condiviso. Siamo uniti a dare il benvenuto a questo nuovo sole, a questa nuova vita. E ci accorgiamo di farne parte. Buona esperienza. Sei comoda, disteso e ti connetti al tuo respiro, senza dire al tuo corpo come respirare. Sei testimone del tuo corpo che respira. Il tuo corpo è intelligente, sa fare molte cose benissimo. Permettigli di respirare, magari stai qualche secondo in apnea, ma va bene. Il tuo corpo respira per come ha bisogno di respirare nel modo perfetto in questo momento. E tu attendi che lui respiri e gli permetti di respirare come vuole. Senti l'aria che entra fresca dal naso. L'aria calda che esce. L'aria è amore in forma gassosa che entra dal tuo naso e riempie i tuoi polmoni. I tuoi polmoni pieni d'amore portano amore al cuore. Amore in forma gassosa che riempie il cuore e grazie al cuore viene portato ad ogni cellula, dalla testa ai piedi, dalla testa ai piedi le tue cellule ricevono amore. Ora puoi cominciare a fare la respirazione che ti ho insegnato in quattro tempi. Oppure una respirazione un po' forzata, oppure una respirazione normale, tranquilla. Basta che stai focalizzata sul tuo respiro.
Senti la tua connessione con l'elemento dell'aria e ringrazi l'aria. E poi gratitudine alla terra che ti sta sostenendo. Più tu ti lasci andare, più la terra ti sostiene. In questo respiro stai e senti gratitudine per l'acqua. Questo elemento incredibile, vivo, popolato da esseri invisibili, amore liquido. Noi siamo fatti di acqua. La maggior parte di questo pianeta è acqua. Gratitudine all'acqua, che la terra, nonostante tutto quello che gli facciamo, riesce a restituircela ogni giorno purificata, cristallina da bere. E siamo fortunati, non dobbiamo fare chilometri e chilometri per trovare l'acqua sporca. Facciamo pochi metri dal letto quando ci alziamo e apriamo un rubinetto. Grazie all'acqua e grazie al fuoco che ci scalda, grazie al fuoco che trasforma, grazie al fuoco che illumina e che sta tornando attraverso il sole a riscaldare le nostre giornate. Da noi. Gratitudine al regno essenziale.
sono accanto a te. A tutte le guide, tutti i maestri, tutti gli esseri che ci aiutano nella vita. Grazie a te che sei qui. Nonostante la nostra lontananza fisica, sei qui. In questo cerchio grandissimo, immenso, che non ha limiti. Non dobbiamo trovare una stanza abbastanza grande per farci stare tutti. Ci stiamo, ognuno a casa propria, e siamo connessi da questa vita che ci scorre dentro. Stiamo respirando a pieni polmoni. Grazie che ci sei e che fai la tua parte. Grazie che fai parte di questo immenso cerchio di anime. Vogliono lasciare questo mondo migliore di come l'hanno trovato, che guariscono il loro passato e si alleggeriscono ogni giorno e si connettono sempre di più, sempre meglio alla vita. La tua felicità salverà la vita su questo pianeta. Alle cose false che ci vendono, abbiamo tutto a disposizione. La vita è generosa e siamo soddisfatti e pieni di gratitudine, che respiriamo pieni polmoni. Grazie che ci sei con i tuoi talenti, volontà, la tua libertà e la tua responsabilità. Puoi ricominciare a respirare dal naso e permetti ancora al tuo corpo di respirare come sente di respirare. Magari starai qualche secondo in apnea e va benissimo. Il tuo corpo sa come prendere l'aria, quanta prenderne. Puoi controllare i tuoi allineamenti, che siano le gambe, le braccia, le spalle, la testa, più dritti possibile. E ti puoi lasciare andare a queste vibrazioni d'amore che lanciamo a tutto il pianeta. Mm-hmm.
agua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Ábrete, corazón. Ábrete, sentimiento. Ábrete, la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya es ahora. Ábrete corazón y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana. Florece la vida perdura, que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano, que para llegar a Dios. Hay que aprender a ser humano.
Io sono il nulla che respira. E la mia presenza tiene unite tutte le cellule di questo corpo che abito. Questo corpo perfetto. Questo corpo del quale mi prendo cura, che amo. Io sono amore. E sono disposto a superare i limiti delle cose che mi hanno insegnato per imparare ad amare ed essere sempre più amore. Io sono luce, sono una fiamma vestita di pensieri e mi prendo cura di questi pensieri, quelli più scuri, pesanti, che sembrano spegnere la luce della fiamma. Quelli più leggeri e trasparenti che fanno arrivare la luce lontana e la condividono con gli altri.
Io sono vita. Sono parte della natura e la natura è dentro di me. Scorre nelle mie vene e nel mio essere animale, nel mio respiro, in ciò che mangio. La mia tendenza al divino. Sento gratitudine per la vita che mi scorre dentro, io sono vita. Faccio un profondo respiro e porto questa gratitudine su questo piano, in questi polmoni. Respiro gratitudine e questa gratitudine camminerà con me. E comincio a muovere le dita dei piedi e porto gratitudine ai miei piedi. E la gratitudine sarà nei miei gesti. E comincio a muovere le dita delle mani e porterò gratitudine nel mio prendere e nel mio dare. E comincio a muovere la lingua in bocca e porto gratitudine alle mie parole, in ciò che dico, in ciò che sento. E comincio a muovere le gambe, le braccia, e ogni stiracchio, sbadiglio. Posso fare tutti quei movimenti che mi piace fare al mio risveglio, quando riprendo possesso del mio corpo. Porto gratitudine qui. Con un battito di ciglia apro gli occhi e in questo sguardo c'è la mia gratitudine. Per la stanza che mi ha ospitato, la coperta che mi ha scaldato. E provo gratitudine così, anche senza motivo. Grazie che ci sei.